Bene, rivediamo qualche esercizio di fisica. Una delle cose su cui si inciampa più spesso è la conversione di unità di misura della velocità. La velocità che è spostamento diviso l'intervallo di tempo necessario a spostarsi, normalmente, cioè nel sistema internazionale, è espressa in lo spostamento in metri, il tempo in secondi, quindi la velocità è in metri tratto secondi. Tuttavia qualche volta si trova chilometri orari. Come passare da un'unità all'altra? Beh, è sufficiente ricordarsi che un chilometro sono 1000 metri e un'ora sono 60 minuti. Ogni minuto sono 60 secondi, quindi 60 per 60 secondi. 3600 secondi. Potete tenerla così, potete semplificare per 100, quindi mettere 10, 36esimi di metri al secondo. La cosa che di solito si fa è 1 diviso 3,6 metri al secondo. Quindi se un oggetto si muove spostandosi di 1 km in un'ora, fa 1 su 3,6 metri ogni secondo. Ovviamente vale la conversione inversa. Se voglio passare da metri secondo a chilometri orari, 1 metro al secondo corrisponde a 3,6 chilometri ogni ora. Quindi se un oggetto fa 10 metri al secondo fa 36 km orari. Fa 20 metri al secondo, fa 72 km orari. Eccetera, quindi questa lettura del cielo come passare dall'uno all'altro? Non sempre il risultato è un numero intero, razionale, si può dire ovviamente con la virgola dei decimali, per esempio. 50 km orari corrispondono a 50 diviso 3,6 metri al secondo, cioè facendo un rapido calcolo, fa 13,8 periodico metri al secondo, quasi 14 metri al secondo. Importante che di solito inganna o può ingannare, spero che non sia il caso vostro, posso andare avanti? Abbiamo visto il moto rettilineo uniforme. Che significa rettilineo? Significa che la traiettoria è parte di una retta, cioè un segmento. Uniforme significa che la velocità è costante. Durante il moto la velocità non cambia, cioè lo spostamento a parità di tempo trascorso è sempre lo stesso. Quindi, traiettoria è un segmento, uniforme V è costante, ma la velocità è spostamento diviso intervallo di tempo. Attenzione, lo spostamento è coordinata attuale meno coordinata iniziale. L'intervallo di tempo è tempo attuale meno tempo al quale la posizione era questa. Ok? In qualche caso, ah, pardon, ho copiato la pagina e mi ci inserisco in un'altra. Salute.
Allora, se t0 è 0, allora delta t coincide con t, ma in generale non è così. Ok? Qualche testo scrive velocità è uguale a spazio diviso tempo. Questo è un caso particolare, non è il caso generale. È il caso in cui il tempo io lo conto dall'istante zero. Ma se io dico che mi sposto tra mezzogiorno e mezzo, t0 non è zero, t0 sono 12 ore. Ok? Questo finché lavoro con un oggetto solo che si sposta, posso dire, beh, ma io misuro da quando quello comincia a muoversi, metto t0 uguale a 0, d'accordo. Ma se devo confrontare in moto due oggetti che partono in tempi diversi, non può essere 0 il t0 di tutti e due. Ok? È chiaro questo? Così come questo S è lo spostamento, cioè il delta x, non è la posizione. Attenzione, questo può causare errori anche abbastanza spiacevoli. Un conto è lo spostamento, un conto è la posizione e un altro conto ancora è la distanza. Corretto è questo. E quindi, di conseguenza, la legge oraria che dà la posizione x al tempo t in un modo uniforme, se t è costante, è posizione iniziale più velocità per tempo trascorso. In qualche testo trovate che la posizione è velocità per tempo. Questo in generale è falso. È vero solo se la posizione iniziale è 0 e se t0 vale 0. In generale non è così. Perché col desiderio di semplificare le cose uno in realtà le complica. Perché non posso sovrasemplificare. È chiaro? Dopo l'esercizio viene sbagliato e non sai perché. Ma qui c'è tutta la teoria sul moto uniforme qua. Non c'è altro. Non c'è bisogno di nient'altro. Qual è l'esercizio provato che vedessimo? L'esercizio che abbiamo fatto la scorsa volta, facendo con la 3. La distanza tra la casa di Andrea e la casa di Carla è di 1200 metri. Okay? E la velocità di Andrea, che si muove in modo costante, è 20 metri al secondo. La velocità di Carla, qui la velocità come distanza percorsa sul tempo è di 10 metri al secondo, ma siccome va nel verso opposto, se di A l'ho preso quel verso positivo, di C sarà quel verso negativo. Posso mettere anche il contrario? È uguale, certo. Inoltre, per individuare la posizione di Andrea e Carla, abbiamo bisogno di un sistema di coordinate. Fatemelo scrivere in verde. E diamo l'origine dal punto di partenza di Andrea e quindi il punto di partenza di Carla sarà corrispondente a 1200 metri. Ok? Diciamo
x0, x0c uguale a 1200, mentre x0a è 0 perché parte dall'origine. Chiede quando e dove si incontrano. Ok. Beh, allora il modulo di Andrea è tale che x di Andrea vale la funzione iniziale di Andrea più la velocità di Andrea per il tempo trascorso da quando parte. Qui, siccome Andrea e Carla partono nello stesso tempo, qui sì posso dire che lo metto uguale a zero. Conto il mio cronometro da quando partono. Ok? Perché t0 Andrea e t0 Carla sono uguali. Dopodiché questo è 0 perché parte dall'origine e il mio A vale 20 metri al secondo se non ricordo bene. Carla ha una posizione che è la posizione iniziale di Carla più la velocità di Carla per il meno il 0 di Carla. Anche questo posso metterlo uguale a 0 perché partono insieme. Questo invece non è 0 ma è 1200 metri e è vicino meno 10 metri al secondo. Ok? Ora, per se mi chiedo quando si incontrano, l'evento Andrea incontra Carla è formalmente descritto: A incontra C significa che la posizione di A a un tempo T che ancora non conosco è uguale alla posizione di Carla a un tempo T che ancora non conosco. Le due posizioni devono coincidere, solo allora si incontrano. Ma queste sono due leggi orarie, non faccio altro che scriverle e risolvere rispetto all'incognita T, che mi dice, quindi risolvere questo problema, mi dice quando i due si incontrano. Una volta che ho trovato T, il T dell'incontro, lo inserisco nella prima legge oraria o nella seconda e ottengo il dove si incontrano. Ok? Quindi qui x0 di A più di A per T. Togliamo subito il fatto che t0 è 0. Poi x0 di C più la velocità di Carla per T. Io ho già usato il fatto che t0 è 0. Sposto i termini con l'incognita a sinistra, quelli senza incognita a destra e ho VA T meno VC T uguale a x0C meno x0A. Raccolgo l'incognita T e divido per il coefficiente. E tutto è chiaro fin qua. Non fa tanto che copiare questa. Ho copiato quella di A e quella di C, questa espressione l'ho messa uguale a questa. Ho tenuto subito conto del fatto che i tempi iniziali sono zero. Non ho fatto nient'altro. Quando A coincide con XT. Quindi abbiamo di A meno di C è uguale a 0C meno 0A, quindi C è uguale e questo mi dice quando si incontrano. Sostituisco i numeri X0 non scusate il contrario. La posizione iniziale di Carla 1200 metri meno quella di Andrea 0. Andrea parte dall'inizio del mio sistema di coordinate. Sotto la velocità di Andrea 20 metri al secondo meno quella di Carla meno 10 metri al secondo, quindi ho 1200 metri diviso 30 metri al secondo, ottengo circa 1200 diviso 30, anzi senza circa, metri diviso metri al secondo fa secondi.
12 diviso 3, 4, ok? Quindi 0 e 0 va via, 40 secondi. D'accordo? È tutto chiaro? Sì, può tornare. Di conseguenza, per sapere questo è il tempo in cui si incontrano. Sì. Per sapere dove si incontrano è sufficiente calcolare la posizione di A o di C a questo tempo. La posizione dell'incontro è quella di A a B oppure quella di C allo stesso tempo. Per esempio uso quella di Andrea, quindi ho 0 più 20 metri al secondo per 40 secondi. Secondi, secondi va via, 2 per 4 fa 8, a 800 metri da casa di Andrea. Se usavo l'altra, 1200 metri meno 10 metri al secondo per 40 secondi. 1200 metri meno 400 metri qua ci non veniva uguale. Questo posso interpretarlo anche graficamente. Il mio disegno non sarà un granché. Qui abbiamo l'asse dei tempi, le posizioni. Qui c'è lo 0, 10, 20, 30, 40 secondi. Ok. 50, eccetera. 1200 metri, la traiettoria di Andrea, cioè la legge di Andrea, posso iniziare 0, inclinazione dalla velocità, deve calcolare un poco meglio, ma qualitativamente questa, quella invece di Carla, parte da 1200, ho l'inclinazione negativa, perché la velocità è negativa, e questo è il punto in cui si incontrano, che dovrebbe corrispondere, facciamo così, ai nostri 40 secondi, e questi sono 800 metri. Ok. Tutto chiaro? Domande? Vediamo quest'altro esercizio. Dice lo Space Shuttle viaggia a una velocità, certo, 51. La velocità è di 7,6 per 10 alla 3 metri al secondo. Fa 7 km 600 metri ogni secondo. E mi dice in un tempo pari a un battito di ciglio, delta t 110 millisecondi, millisecondi sono 10 alla meno 3 secondi, quindi questo vale 0,3,11 secondi. Quale distanza percorre, in particolare quanti campi di calcio percorre.
un campo di calcio misura 91,4 metri. Questo lo vediamo in un secondo video. Nel tempo di un battito di ciglia, che distanza percorre lo speciato che si muove a questa velocità? È sufficiente? Invertire la relazione che dà la velocità, spazio percorso o distanza percorsa, velocità per intervallo di tempo. Quindi abbiamo 7,6 per 10 alla 3 metri al secondo per 0,11 secondi. Secondi, secondi si semplificano. E abbiamo 7,6 per 0,11. Viene 0,837 per 10 alla 3 metri, quindi 836 metri. E questi quanti campi di calcio sono? Divido per 91,4, sono 9 campi di calcio. Tutto chiaro? Quindi in conclusione 9,14 campi. Altro esercizio. Questo. Un atleta percorre 10 km, esercizio 10, un atleta percorre 10 km a una velocità di 4,39 metri al secondo. Il padre dell'atleta, ovviamente più lento, percorre la stessa distanza a 4,27 ma in formato in metri al secondo. L'atleta vuole arrivare nello stesso istante del padre. Quanti secondi di vantaggio deve lasciargli? Quanti secondi di vantaggio l'atleta giovane, questo è l'atleta, questo è il padre, quanti secondi di vantaggio l'atleta deve lasciare il padre per arrivare nello stesso istante al traguardo, alla fine dei 10 km. L'unica possibilità è che l'atleta giovane parta dopo, se no arriva prima. Come facciamo a sapere quanti secondi di vantaggio? Calcoliamo i due tempi di percorrenza e la differenza sarà il vantaggio che deve dare al padre. Quindi l'intervallo di tempo dell'atleta, cioè i secondi impiegati per coprire 10 km, come li otteniamo? Velocità volte il... Attenzione. La velocità è spostamento diviso intervallo di tempo, quindi il tempo necessario per spostarsi è spostamento diviso velocità. Quindi il tempo impiegato dall'atleta vale 10 km, quindi 10.000 metri, fratto 4,39 metri al secondo. Per gli amici
90 secondi. Vediamo dopo quanto ore sono. Il tempo impiegato dal padre, non sempre 10.000 metri, diviso 4, quindi questa volta 27 metri al secondo, che fa 2341.92 secondi. Il vantaggio, chiamiamolo T piccolo, è 2341.92 secondi meno 2277.90 secondi. Quindi poco più di un minuto e 4 secondi. Thank you.